Benvenuti in questo nuovo vlog. Stamattina si sono già fatte le 9:30 e volevo fare una bella tortina prima di iniziare la giornata tutta intera. Ancora prima di iniziare il video, ho appena iniziato il vlog, ho appena iniziato a registrare e mi si è già scaricata la batteria. Infatti ho dovuto mettere, vedete, ho dovuto mettere la batteria in carica perché stanotte sono una testina e non ho caricato le batterie della Canon. Quindi adesso aspettiamo 20 minuti, mezz'oretta e poi iniziamo subito la giornata facendo una bella tortina classica. Ho deciso di fare una bella tortina con le mele. Sono andata a prendere su internet una ricettina, però che sia mele, cannella, soffice, ma nello stesso momento con poca cannella. E l'ho trovata, mi sono scritta sul foglio sia gli ingredienti che il procedimento, quindi adesso ci mettiamo al lavoro. Ho cominciato subito a preriscaldare il forno a 180 gradi, che poi andrà la torta per circa un'oretta. E stavo guardando come mele, non ho le mele gialle, però in compenso avevo preso all'Eurospin questo set di 4 mele, che sono le mele Crisp Pink Lady. Praticamente proviamo a... sapete che io amo le mele rosse, quindi in teoria è più facile trovare in casa le mele rosse delle mele gialle. Comunque oggi utilizziamo queste e ci sito 3, ma ne usiamo 4. Ho già preparato la mia tortiera, uso sempre questa in silicone che ormai conoscete, proprio perché non serve né imburrarla né infarinarla, perché nella cottura il silicone mi piace tanto. Infatti voglio cambiare tutte le tortiere e prenderle tutte in silicone, perché non serve, appunto, come vi ho detto, imburrare e infarinarle, perché comunque si stacca da sola la torta. Poi ho cominciato a prendere una terrina per lavorare, adesso andiamo ad attaccare il frullatore lì, proprio così, infatti l'ho fatto. Io metto sempre un pezzo di Scottex sotto perché sennò mi si sporca tutta la tovaglia, e non è quella in plastica, è quella in tessuto, quindi poi devo mettere la lavatrice, quindi almeno così non si sporca. E adesso prepariamo tutti gli ingredienti. Allora ragazzi, li ho preparati tutti e adesso vi elenco gli ingredienti che ho ricopiato praticamente da internet. Allora, sono 320 grammi di farina 00, poi qua nel piatto ho messo lo zucchero pesato e di zucchero ne va 190, poi due uova, nel senso due uova intere più un tuorlo del terzo uovo. Poi ci vogliono circa 3 mele, comunque io le ho fatte 2, che avete visto le mele rosse, ne ho fatte 2 a fettine per guarnire sopra la torta e 2 a cubetti da mettere nell'impasto, ho fatto 2-2. Poi 50 grammi di burro, e c'è scritto sciogliere nel microonde o in un pentolino, quindi io l'ho sciolto in microonde e l'ho messo qua nella vaschettina, nella teglina piccolina. Poi 100 ml di latte, questi qui, una bustina di vanillina, che è questo qua piccolino, e una bustina di lievito, e poi la cannella quanto basta per mettere sopra nella decorazione alle mele, quindi la mettiamo da parte che la faremo dopo alla fine. Quindi cominciamo qua il coltello, cominciamo subito a unire le uova, quindi 2 intere e solo un tuorlo. Ok, una volta messe le uova bisogna unire lo zucchero, quindi uniamo lo zucchero e cominciamo a frullare col frullino, appunto. Speriamo che venga buona, ragazzi. Speriamo. Una volta ottenuto, c'è scritto, un composto spumoso, bisogna unire il burro sciolto in microonde o nel pentolino. Io in questo caso l'ho sciolto in microonde, così non ho uno sporcato un pentolino perché sono pigra, e due perché già ne avrò da lavare, e poi due almeno si è fatto anche più veloce. Adesso frulliamo, poi uniamo la farina. La farina va unita poco alla volta, quindi strano che non c'era scritto di setacciarla. Però vabbè, di solito io la setaccio insieme al lievito. Ma vabbè, andiamo. Ops, me ne è caduta un po' troppo. Adesso finito, bisogna unire il latte,
in questo modo, almeno c'è scritto. Io sto cercando di impegnarmi perché a me piace cucinare, quindi speriamo che venga buona. E poi la bustina di lievito e di vanillina. Sono andata a recuperare anche il mestolo di legno, così almeno adesso ci mettiamo all'interno, mescolo bene e ci mettiamo all'interno per ultimo le mele a pezzettini e poi prendiamo la tortiera e lo versiamo nell'impasto. Cioè, versiamo l'impasto nella tortiera, ok, Katy, ce la fai. In questo modo, che buona ragazzi, c'è un profumino. Finalmente l'impasto è pronto, adesso lo versiamo nella teglia e ragazzi, una volta che è pronta ve la faccio vedere, la inforniamo un'oretta a 180 gradi come vi ho detto prima, ma la assaggeremo insieme stasera dopo cena che arriverà il crepe. Meno male che ho fatto il ripasso su internet, sono andata a controllare se avevo fatto tutto giusto e queste, Katy, adesso bisogna distribuire le mele in questo modo sopra la superficie. Mi stavo dimenticando, la stavo direttamente infornando, pensate quanto sono furba. Adesso finisco di mettere le mele, spero di farla almeno carina, però a me l'importante è che sia buona. Ecco ragazzi, l'ho fatta, però mi sono avanzate un po' di mele, ma le mangerò di sicuro adesso. Queste non le butto di certo perché le amo, poi sono mele rosse, mi sarebbe piaciuto mele gialle per la torta, però le mele rosse le amo, quindi le mangio dopo pranzo. Adesso spolvero un po' di cannella sopra la torta, ok, e ho abbondato apposta perché il CRI ha detto di metterne tanta, anche se nella ricetta c'era scritto un cucchiaio e l'ho cercata apposta, ma vabbè. E poi con lo zucchero prendiamo solo una manciatina, scusate il telefono, e andiamo a spolverare così tutta la torta. Incrociamo le dita ragazzi, adesso è ufficialmente finita, quindi si può infornare e ci vediamo direttamente quando la tortina è pronta, che la sforniamo. E ripeto, l'assaggio lo facciamo stasera direttamente col CRI dopo cena. Più che altro adesso, intanto che aspetto la tortina, mi si vede a me, ciao, eccola lì. Intanto che aspetto la tortina, mi diverto e lavo tutti i piatti. Ci vediamo dopo, magari per le due oggi. Oggi sono ufficialmente fuori di testa, a parte tutti questi baby hair, tutti questi capelloni svolazzanti, però sono fuori di testa, quali per le due? Ci vediamo quando è pronto. Ragazzi, ho appena sfornato la tortina, come vedete si stacca subito dai bordi, quindi era il discorso delle tortine in silicone che vi dicevo prima. Sono troppo contenta, un profumino fantastico. Adesso aspetto che si raffredda, la metto sopra perché qua ho già preparato il mio vassoio dove appoggiarla, che poi per conservarla, questo o è un portafrutto, un portatorte che utilizzo io, ho preso l'Eurospin. E lo chiudo e la tortina dopo rimane lì, però prima, quando sarà completamente fredda, dopo la rimettiamo dentro, la mettiamo dentro nel nostro portatorte e ci vediamo direttamente adesso davvero oggi alle 2, tanto l'assaggio ci sarà dopo cena. Non ho aspettato abbastanza, ragazzi, l'ho spaccata, mi viene da piangere, però quello che è avanzato adesso lo assaggiamo in diretta noi prima, dopo stasera la faremo assaggiare al CRI, mi viene da piangere, guardate, era così carina. Voglio proprio assaggiare. Mamma mia. Allora, è buonissima. Scusate. È buonissima, però mancherebbe un po' di zucchero. Se ci fosse stato un po' più di zucchero in più, un po' più di zucchero in più, sarebbe meglio, però buonissima. Aspettiamo stasera di vedere cosa dirà il CRI. Ci vediamo dopo. Tanto qua fuori c'è la Xina. Niente, neanche per le balle. Adesso se sono fatte le 3 del pomeriggio,
E devo ritirare tutta la roba perché ho lavato anche il cappellino del Cri che gli avevo regalato a Natale, che è troppo carino, però c'ha la lucina, gliel'ho tolto ovviamente, perché si può rimuovere, si ricarica col cellulare, tipo come se fosse un telefono, troppo carino. Questi sono i dischetti che ho lavato, che utilizzo per le maschere, per rimuoverle dal viso, e ritiro anche i cuscinetti. Comunque ritiro tutta la robetta che ho lavato, che adesso è tutta asciutta per fortuna, anche perché fuori c'è una giornata stupenda, anche se è tutto nuvoloso il cielo, però non fa freddo. Strano, ma vero. La neve ancora si deve sciogliere. Guardate quanta ce n'è ancora, ma piano piano si scioglierà anche lei. Adesso vado a fare una doccina. Quindi faccio prima la doccia e poi ritiro la roba. Ho cambiato idea. Prima la doccina, almeno sto meglio, mi rilasso nella vasca. Anche voi? Sto riempiendo tutta la vasca di schiuma e adesso chi esce più da qua? Tra l'altro sto finendo anche questo qua, che è il mio bagno schiuma non preferito, ma è uno tra i miei preferiti ed è della Physiotherm by Physiogen, praticamente sport fitness, ed è con antimicotico e antibatterico. Ragazzi, ha un profumo pazzesco, troppo buono. Si chiama, è un doccia shampoo, ma io lo utilizzo come bagno schiuma. Adesso riempio la vasca tutta di schiuma. Quando si riempie entro e ciaone proprio, non so quando uscirò. Uscita dalla doccia, ragazzi, quello lì è il risultato della vasca. Adesso non volevo uscire, vi giuro, però adesso mi vesto e ci vediamo dopo. Merendina con le patatine, queste qui che tra l'altro sono quasi finite, quindi oggi mini merendina. E adesso davvero devo ritirare la roba perché ho fatto prima la doccia, almeno sono bella rilassata e bella profumata. Per stasera sto scongelando questi qua, che sono dei bastoncini di merluzzo, che mangeremo questi io e il Cri con un po' di formaggio. Adesso vediamo, comunque non ho voglia di cucinare chissà cosa stasera, oggi sono proprio boh, strana, non ho proprio voglia. E quindi faccio questi qua con un po' di contornino, ci vediamo a tavola con l'assaggio della torta e poi vi saluto. Anche perché sono curiosissima di vedere il Cri cosa pensa della torta. Speriamo che gli piaccia, anche secondo me. Cioè, per me, se ci fosse stato più zucchero era meglio, però vedremo. Intanto che sto aspettando che arrivino le 6, sto giocando a scala 40 e sto cambiando lo smaltino e sto mettendo questo qua marrone troppo bello di Essence. Sono andata in fissa con gli smalti di Essence, infatti adesso voglio farmi la scorta praticamente, è troppo bello. Ragazzi, il Chris sta arrivando, io ho fatto i sofficini e poi abbiamo un po' di formaggio. Questo qua che è l'asiago fresco, lo mangiamo un po' perché ve l'ho detto, non avevo voglia più che altro di cucinare un contorno, allora mangiamo un po' di formaggio insieme e poi ci vediamo dopo con il Chris che assaggerà la torta. Non vedo l'ora, ragazzi. Ragazzi, adesso ha finito di mangiare, dopo va a lavarsi, ma prima assaggia la torta che ha fatto la Kati. Proviamo. Intanto la faccio vedere anche tagliata. Ok. Vai, amore, assaggia la tortina. Devi essere sincero, eh? Se no non te ne faccio più. Buona. È buona davvero? Leggerina. Leggera? Ma Sì. c'è il burro dentro? È leggera? Molto buona. Critiche? No. E no, ci No. sarà qualcosa, perché io prima alle ragazze l'ho detta la mia Lo critica. zucchero, vedete. A me ormai invece è proprio quello che manca. Ah, ecco, buona? Meno male. Allora sono decisamente contenta, adesso noi lo lasciamo mangiare, io vi Guarda, mando un bacio. forse l'unica critica. Aspettate. Cosa? Sentendo bene, si sente lievito. Sai che è lievito un po' salato? Davvero? È la prima volta che la sento. Dà quell'impressione di Ma l'ho frullato col frullino. ti pizzica un po' la lingua. Addirittura, ma non è la cannella, amore, ti stai confondendo? No. È lievito, dici? Boh. Cioè, tu quando la mangi ti pizzica la lingua? Ehi, Sì. sono qui, guardalo! Buona. Stanco morto che è arrivato a casa dal lavoro. Ragazzi, mamma mia! Io vi mando un bacio, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. E lasciamo Ah, lui. guarda. È buona? Lasciamo lui mangiare la tortina. Ciao!